e mi sento in qualche modo accompagnato nel tempo che dedichiamo insieme alla riflessione. Ringrazio Tonino, ringrazio Marco, tutti gli amministratori comunali, voi che avete scelto di dedicare qualche minuto in una giornata fredda, lavorativa, complicata, in un bel luogo, per riflettere insieme dell'appuntamento del 4 di marzo al quale ci avviciniamo noi in quanto candidati, Antonella all'uninominale di Pescara, io un po' di supporto, l'ha detto Marco Presutti, spingo da dietro se così possibile dire, ma con grande entusiasmo, noi con un po' più di ansia, voi probabilmente non con la stessa ansia, ma credo con la stessa attenzione, con la stessa consapevolezza di responsabilità. Guardando il maestro di Nunisillo, io dico che ho percepito in questi giorni di campagna elettorale, in questi giorni di incontro e confronto con tanti cittadini e cittadine di questa città e di questa provincia, come per fortuna finalmente si comincia a percepire, ad avere la consapevolezza che l'appuntamento del 4 di marzo non è uno degli appuntamenti qualunque che abbiamo avuto, vorrei dire, negli ultimi 30-40 anni di questo paese. E sinceramente, io lo dico, lo percepisco su di me, ma vedo che questa consapevolezza comincia in qualche modo ad essere generale, condivisa, perché è l'introduzione, poi ci sarà il tempo in cui renderò il conto di quello che siamo riusciti a fare io nei miei 3 anni di Parlamento, gli altri colleghi nei 5 anni di Parlamento, perché questo è un tempo nuovo. Dal mio punto di vista, su questo ci potremmo confrontare, qualcuno non sarà d'accordo, della vita democratica di questo paese. Un tempo caratterizzato nell'ultimo decennio certamente da una vicenda economica congiunturale, drammatica, difficile, certo non propria solo del nostro paese, ma che ha in qualche modo colpito, influito nel nostro paese in maniera significativa e che ha determinato, abbiamo percepito, che ha avuto la fortuna e la responsabilità di essere rappresentante in qualunque livello di rappresentanza, quello territoriale e quello nazionale, io probabilmente più di altri, magari meno degno di altri di svolgere quel ruolo, ma per me è stato un grande onore ed una grande responsabilità, ha determinato nelle famiglie, nel nucleo fondamentale della nostra società, la crisi economica, anche giustamente, un sentimento di paura, di sfiducia verso il futuro, ha un po' deteriorato, non voglio dire rotto, però deteriorato, quel filo rosso che nella nostra comunità, nel nostro paese, aveva sempre legato i rappresentanti e i rappresentanti, anche nei momenti più difficili della vita della nostra democrazia, se ricordate ad esempio gli anni bui del terrorismo, delle stragi di mafia, c'era un momento in cui la comunità ritrovava l'orgoglio e il coraggio di rimettersi insieme al di là delle sottolineature, delle critiche su ciò che non andava o su ciò che andava, ci si rimetteva insieme, ci si riteneva nuovamente un corpo unico e si riteneva che quello fosse il momento decisivo nel quale stringersi anche in silenzio solo per testimoniare la presenza di, solo per testimoniare la presenza in quei momenti difficili. Sembra che in questo tempo, questi 10-12 anni di crisi economica dal 2008 in poi, si è un po' persa questa capacità. Questa è la prima generazione, la mia, io sono anche padre, oltre che essere uomo, persona, ho anche avuto la fortuna di incrociare la paternità, la mia generazione è la prima dal dopoguerra in poi, dopo 70 anni di pace nel nostro continente, che ragionevolmente teme che il futuro dei propri figli sia peggiore del proprio presente. Fino ad oggi ogni generazione, come dire, vedeva migliorata la condizione di vita di quelli che venivano dopo. Oggi c'è ragionevolmente questo timore, è anche comprensibile che ci sia la tentazione di chiudersi in se stessi, di trovare da soli la soluzione ai problemi, di pensare che la soluzione del problema individuale prescinde dalla comunità, prescinde dalla collettività, e che aprirsi non sia un'opportunità, un'occasione per farcela meglio, ma sia un rischio di non farcela. E quindi il rischio della demagogia, del tanto peggio tanto meglio, del che mi interessa, del che mi importa, del valutare solo ciò che non va. E questo è il primo pezzo. Poi ce n'è un altro di pezzo che ha caratterizzato questi 10 anni. Forse probabilmente gli ultimi 15, gli ultimi 20, che è la competizione globale, che dà tanti rischi,
ma anche tante opportunità, ed è una competizione nella quale le occasioni non è più come una volta. E guarda Ivano qui, oltre che Tino, ma anche Marco, abbiamo fatto un lungo pezzo di strada insieme. Una volta la stazione di Pescara o si inaugurava 20 anni prima o si inaugurava 20 anni dopo, non accadeva nulla, i treni passavano sempre. L'ospedale di Pescara o va prima 15 anni prima o aveva 15 anni dopo, comunque era l'ospedale di Pescara. Adesso non è più così. Nella pubblica amministrazione o si ha la capacità di cogliere le occasioni nel momento stesso in cui emergono, nel momento stesso in cui si pongono. Ecco perché hai fatto bene a ricordare la zona franca urbana, le zone economiche speciali, perché frutto della capacità di un gruppo di classe dirigente che ha avuto l'idea, ha intuito il percorso, ha prodotto la delibera, la decisione politica, l'individuazione della priorità, e poi, anche se con un tempo lungo, anche se con un tempo condizionato dalla burocrazia, poi arriva il risultato. E magari nessuno si ricorda da che cosa è stato prodotto quel risultato, ma fa la differenza nella qualità della vita del singolo, dell'individuo, della famiglia, della collettività, di quel pezzo di città che si trasforma. La zona francourbana, fra un paio di settimane, nata nel 2009, tra il 2008 e il 2009, a cavallo della prima e la seconda amministrazione di Alfonso, troverà fra 15 giorni, come dire, il suo effetto, cioè tutte quelle attività economiche esistenti o nascenti nella zona della nuova Pescara, diciamo quella del Tribunale, della zona di Via di Cortina, avranno a disposizione un plafond che adesso è di 6 milioni di euro di sgravi fiscali, che li renderà più competitivi, che consentirà qualche investimento in più anziché qualche investimento in meno, che consentirà qualche, io spero tante, opportunità di lavoro per i giovani e anche i meno giovani che o non hanno mai incrociato l'opportunità di lavoro o per circostanza di vita individuale per sfortuna l'hanno persa. Allora, rispetto a questa situazione, e la faccio breve per non togliere spazio ad Antonella, che più di me è interessata a sollecitare in questo pezzo di territorio la mobilitazione vostra, se possibile, candidati con lei, perché altrimenti non ce la faremo. O si sviluppa questo meccanismo positivo del sentirsi candidati con i candidati, oppure non ce la faremo, perché per quante persone vogliamo intercettare con la nostra voglia di convincere, che poi è vincere con, perché per convincere bisogna avere argomenti, ma bisogna anche in qualche modo toccare il cervello, ma anche il cuore, mobilitare. E quindi lei è più interessata di me in questo pezzo di territorio a farlo. Io credo che la risposta a questo stato di cose non sia meno politica, non sia affidarsi al primo che capita. Noi abbiamo competitori in questa campagna elettorale rispettabilissimi, assolutamente apprezzabili dal punto di vista dell'educazione personale, alcuni, altri meno, anche tra di noi sono quelli che sono apprezzabili dal punto di vista dell'educazione personale, e altri meno, i quali come unico valore mi ricordano un signore che adesso sembra una statua di cera, che nel 1994 diceva: siccome io non mi sono mai occupato di politica, arrivo io e sono meglio di quelli che c'erano prima. Qui invece ci abbiamo alcuni che dicono: non siamo mai occupati di nulla, e siccome non siamo mai occupati di nulla e quelli che se ne sono occupati probabilmente hanno fatto male, arriviamo noi e faremo probabilmente meglio, cioè il salto nel buio. Io credo che invece la risposta non sia questa. Guardate, non ho neanche la presunzione di dire, anzi dico esattamente il contrario, che in ogni livello al quale ci siamo misurati, dal Comune di Pescara, alla Regione Abruzzo, fino al Governo Nazionale, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto lo abbiamo fatto bene. Probabilmente non abbiamo fatto tutto e molto l'abbiamo anche sbagliato. Però sappiate, con certezza, con evidenza, che se lo abbiamo sbagliato non è stato per dono, non è stato per intenzione, ce l'abbiamo messa tutta la passione, ce l'abbiamo messo tutto l'approfondimento, ci abbiamo provato a conoscere nel dettaglio i problemi, ci abbiamo provato a individuare la soluzione possibile. Se ci è uscita male, abbiate pazienza, abbiate comprensione, magari abbiate anche la carità cristiana di perdonare gli errori che abbiamo commesso, perché solo chi non fa, non sbaglia. Solo chi non fa non sbaglia. Allora la soluzione è più politica, più stare insieme, più lavoro insieme,
più ascolto, più confronto, a condizione che sia politica di qualità, in grado di produrre idee innanzitutto. Perché in questo tempo qui, anche della competizione economica, della vicenda del governo dei territori, bisogna avere una capacità in più, oltre che di analizzare i problemi e di capire ciò che non va, anche di trovare le soluzioni. E se la politica non produce idee innovative, è inutile, basta un computer. È un po' quelle comunità di amici che si incontrano su Facebook, dove vedi una foto, ascolti qualcuno che scrive su foto, ma non sai mai chi c'è dall'altra parte, non sai mai se quella foto è vera. Allora dobbiamo produrre idee. Dobbiamo anche avere la capacità di comunicarle bene. La politica deve dire con chiarezza, sintesi, chiaramente, quelle che sono le soluzioni immaginate. E poi, oltre a pensare, dire quello che pensiamo, dobbiamo fare quello che diciamo. E quando non lo facciamo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo e anche spiegare le ragioni perché non siamo riusciti a farlo. Allora concludo, prendendomi, non so, 3 minuti li posso utilizzare, per dare conto, perché io vengo da una scuola politica, adesso purtroppo, per fortuna, non lo so, sembra che oggi il movismo, cioè non avere nessuna scuola sia un valore. Io ho fatto la gavetta, ho cominciato a fare il consigliere di circoscrizione e ho terminato fino ad oggi facendo il parlamentare. E qui me ne sono fatte tutte le scale che dovevo fare, dall'attaccare i manifesti a vedere i miei manifesti attaccati. E so che i partiti, quelli a cui io credo, perché costituzionalmente individuati come luogo elettivo della partecipazione democratica, perché non ce ne sono altri, o almeno io scelgo quelli, non le comunità virtuali del web, che mi piacciono molto di meno e mi danno molto meno garanzie, perché io in un luogo come questo, nel mio partito, posso incontrare persone competenti, incompetenti, simpatiche o antipatiche, ma le guardo negli occhi, le vanto, le giudico. Nella comunità virtuale del web non so mai chi ho di fronte, non si capisce mai chi scrive, chi risponde, se la foto è quella vera, se l'argomento è corretto o meno, non c'è mai nessuno che ti dice se quella è la verità o non è la verità. Adesso citerei una frase, ma avendo fatto, come dire, studi tecnici, e a differenza del mio amico e cugino Marco Presutti, le scuole basse non lo faccio per paura di sbagliare. Continuo il ragionamento dicendo che per me la politica è fatta anche quando assumi la responsabilità di rendere conto. Allora vi invito a qualche piccola riflessione. Che legislatura è stata quella che abbiamo vissuto, nella quale io ho avuto l'onore di fare il parlamentare? Grazie al voto di preferenza di 1714 iscritti al Partito Democratico di questa città e di questa provincia. Io sono stato votato da 1714 persone della mia comunità, probabilmente se mi fossi iscritto al Movimento 5 Stelle, considerato che Di Maio fa il Presidente del Consiglio con 490 voti, avrei potuto fare quello dell'OMO con 1714. Ma quella volta mi è toccato così. E perciò ho fatto il parlamentare, altrimenti non avrei avuto questa possibilità, e ho fatto in seconda battuta perché ci fu chi prese più preferenze di me e entrò prima che Giovanni Legnini si divisse dal CSM. Che legislatura è stata questa? Ci potrei mettere 30 minuti, certamente però 5 anni fa, rispetto ad una condizione nella quale nella società reale, al di là, condivisibile dal mio punto di vista sì, della coppia costruita sul vincolo del matrimonio, esistevano delle forme di unione, di affetto, di condivisione, anche procreative, che non erano in qualche modo sacralizzate dal vincolo del matrimonio, che non avevano nessun riconoscimento giuridico, nessuna certezza giuridica. E nella mia comunità politica per 25 anni io ho ascoltato confronti, congressi, convegni, opinioni, seminari, valutazioni, proposte che si chiudevano ogni legislatura senza un provvedimento. Questo Parlamento ha approvato, migliorabile certamente sì, un provvedimento di legge per il riconoscimento dell'unione civile. Secondo tema, qui sensibile, perché sui temi etici c'è anche libertà di coscienza, non c'è schieramento di parola.
Se noi consideriamo la persona come elemento centrale, come vuol dire, l'elemento nel quale si al quale si riconoscono o si originano diritti naturali, la quale può incrociare durante la sua vita individuale, anche fuori da un'età in cui questo è accettabile, una vicenda di malattia personale, ad esempio, che determina un'età non naturale, il timore che possa terminare la propria esperienza di vita, può succedere. È corretto o non è corretto che questa persona, rispetto anche all'evoluzione della scienza, abbia la possibilità di dire in scienza e in coscienza l'ultima parola su come vuole affrontare quell'ultimo minuto, a prescindere dalla fede che uno può avere o non può avere perché è un dono? Come affrontare quell'ultimo minuto di vita? Fare una scelta in un modo oppure nell'altro. E anche qui, Marco, anni e anni di discussioni, confronti, progetti di legge, proposte, compromessi, valutazioni, poi tutto bloccato. Questo Parlamento ha approvato la legge sul testamento biologico. E poi la condizione, ad esempio, delle famiglie. Certo, una condizione difficile, ma anche di grande amore, di grande affetto, di grande crescita personale. Quando capita la vicenda di un figlio, di una figlia, in condizioni di disabilità, che certo è una tragedia dal punto di vista dell'affettività umana, ma poi una grande ricchezza. E che cosa accade però a quelle persone quando vengono meno i parenti più prossimi, anche per il decorso naturale della vita? Se ne era occupato qualcuno fino ad oggi? Se ne è occupato questo Parlamento? Oggi c'è una legge sul dopo di noi con istituti giuridici che consentono a un genitore che ha dato la vita per l'assistenza, per la dignità personale della persona con disabilità, di pensare anche al dopo, con più tranquillità, anche quando non ci sarà più lui. E un altro punto sui diritti, che credo faccia migliore la società, non faccia migliore solo il Parlamento. E poi la legge sul caporalato, quella contro le dimissioni in bianco, contro lo spreco alimentare, e poi provvedimenti di economia. E dico solo due, perché non voglio parlare degli 80 euro, che comunque hanno determinato in alcune famiglie monoreddito la possibilità di migliorare la qualità della vita in maniera significativa per chi ha, io dico, la capacità, ma anche la ventura di vivere monoreddito con 1.500 euro al mese, sa quanto 1.000 euro in più, magari avendo un figlio a carico, due figli a carico minori, possono garantire la possibilità di accedere ad una qualità della vita migliore, o per lo sport, o per la cultura, o per la condizione di salute. Ma nel 2012, quando siamo arrivati con questo straordinario luogo che si chiama Parlamento, così bistrattato, il prodotto interno lordo, posto che sia la misura del benessere, della qualità della vita, vedo Fabrizio, su questo ci siamo confrontati tante volte, era almeno 2.4%, oggi è a più 1.7%, non sarà sufficiente. C'è necessità di un passo ulteriore, di un pezzo in più, ma prima c'era il segno meno, oggi c'è il segno più. L'occupazione, 22 milioni di occupati nel 2012, alla chiusura di questa legislatura 23 milioni, ci manca qualche migliaio di occupati, e mi si dirà, però la grande parte, e non è la grande parte, il 50% a tempo determinato. E vi dico io che, e fate anche voi questa prova, ho parlato con tanti ragazzi e tante ragazze in questi giorni, anche con qualche over 55 che ha avuto la sfortuna di incrociare il dramma della perdita del posto di lavoro oltre i 50 anni, che grazie a queste norme hanno avuto la possibilità di rimettersi nel percorso, seppur a tempo determinato, e rivedono il futuro con speranza. Sperano di poter ricostruire o di costruire un progetto di vita. Quelle condizioni migliori, certo, c'è un altro pezzo da fare, rendere molto più conveniente, perché poi è l'impresa che produce lavoro, non sono le norme, il tempo determinato, il tempo indeterminato rispetto al tempo determinato. Ma probabilmente lo farà il prossimo Parlamento, c'è nel nostro progetto, c'è nel nostro programma un'attenzione particolare alla famiglia. E termino, le riforme. Quella del 4 di dicembre non è passata, ma su questo probabilmente è un atteggiamento troppo fiorentino e poco abruzzese.
dobbiamo ricominciare a essere più abruzzesi e meno fiorentini, e magari più antipatici, però più pragmatici, più di cuore, meno di forma, meno di presunzione, però ce la faremo anche a migliorare i nostri atteggiamenti. Ma noi anche sulla sfida dei costi della politica abbiamo già votato in Parlamento, il PD si è già espresso, riduzione del numero di parlamentari del 30%, c'era dentro quella riforma, riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio per rendere meno costosa, più efficiente, più efficace la funzione dello Stato, c'era già dentro quella riforma. Riparametrazione degli stipendi dei consiglieri regionali e dei sindaci delle città capoluogo, c'era già dentro quella riforma. E quindi non è passata la riforma, questi voti però li abbiamo espressi e questa posizione continueremo a mantenerla anche nel prossimo Parlamento. Insomma, questo abbiamo fatto per quel che riguarda il territorio, per Pescara, ogni qualvolta, ringraziando il Dio, la Regione e il Comune sono venuti a bussare. Insieme a tutti gli altri colleghi ci siamo fatti strumento di una serie di risultati, la zona franca urbana è l'ultima. Abbiamo però bisogno, in questi 4 giorni che mancano al voto, che quello che andiamo raccontando, e cioè la possibilità di entrare nel merito, di valutare con serenità e di esercitare responsabilmente il voto il 4 di marzo, diventi patrimonio comune. E cioè che usciti da qui, queste cose non servono semplicemente al convincimento individuale, posto che io sia riuscito a convincere voi, ma possono diventare patrimonio comune, discussione collettiva, voglia di ricostruire una comunità consapevole degli errori, ma anche in qualche modo in grado di valutare chi c'è che può fare di più e può fare meglio, aiutandolo a sbagliare di meno. Io credo che la nostra proposta di candidatura, da Luciano D'Alfonso, il nostro capolista al Senato della Repubblica, ad Antonella Allegrini, sia più credibile per la storia personale, per la storia politica, per la storia dei fatti amministrativi prodotti rispetto ai nostri competitori, persone che conoscete, guardate negli occhi, ai quali potete chiedere come. Però abbiamo bisogno che voi vi sentiate in questi 4 giorni candidati con i nostri candidati, perché solo così, il 4 di marzo potremo continuare questo pezzo di strada iniziato con difficoltà nel 2013 e concluso nel 2018 per provare a costruire, ce la metteremo tutta, un futuro migliore del presente. Grazie Luca, di cuore, poi c'è bisogno di entrambe le cose. Una differenza che noi siamo persone, noi tutti quelli che vi ho qui presenti siamo in grado di cogliere. La differenza importante è anche nella forma con cui noi ci presentiamo come Partito Democratico al voto. Il nostro programma è un programma non fatto di cose roboanti, non abbiamo promesso la luna, è una scelta che è stata fatta, lo potete trovare facilmente sul sito nazionale del Partito Democratico, è 100 cose fatte, noi in 5 anni abbiamo fatto queste 100 cose, siccome abbiamo fatto queste 100 cose, promettiamo altre 100 cose che sono realizzabili, perché sono lo sviluppo delle prime 100 che abbiamo fatto. Non vi promettiamo le cose che vorreste sentirvi dire, perché ognuno vorrebbe, Presidente Alfonso forse non riesce a passare per la testa di Crescenzi, cioè il massimo dell'abbondanza e dell'opulenza, quelli non sono possibili, è chiaro che fanno più impresa, ma vi proponiamo delle cose che sulla base dei risultati raggiunti è possibile portare avanti. Penso ad esempio per la Baggio Luca sul tema fondamentale del lavoro, l'impegno che abbiamo preso di abbassare progressivamente, per arrivare a 4 punti, il costo, la tassazione dal carico fiscale sul lavoro dal 33% al 29%. Ma le imprese queste cose le sanno, perché è già andato in onda in questa legislatura un taglio graduale anche delle tasse che colpivano l'impresa, e su questo vogliamo andare avanti per rendere possibile il proseguo di questo gruppo. L'altra candidata, la candidata del collegio di Pescara alla Camera, Antonella Allegrino, che bisogna dire qui, è un altro segno delle scelte che abbiamo fatto. Sì, tu dove vuoi? Allora mi siedo subito, va bene. Io ho fatto una battuta e me ne perdonerete, c'è una forza politica che va per la maggiore, che siccome è sostanza pietica, siccome
In questi 5 anni non ha voluto condividere una scelta rilevante in Parlamento, aveva 2 cose da fare: tenere in ordine la loro principale arma propagandistica, cioè le istituzioni, che fondamentalmente sono di quelle che parlate, e come seconda cosa scegliere candidature di qualità, visto che non avevano il peso di una classe dirigente corrotta, decadente, una classe dirigente imbroglioni che non se volevano andare a casa, avevano un quaderno bianco. La sola cosa che dovevano fare era mettere una serie di persone indiscutibili da candidare. Falliti su entrambe la linea, stiamo vedendo cose devastanti. Noi invece abbiamo candidato persone come Antonella Pellegrino, che hanno questo percorso, persona che lavora in un'impresa che realizza economia, ma che concepisce che realizzare per la propria impresa, che pure fa ricchezza nella città, non basta, ma bisogna reinvestire socialmente. L'impresa in primo luogo è una responsabilità verso la società, e tutti conosciamo quello che Antonella Pellegrino è riuscita a fare in questa città. Me mi ha molto meravigliato, persino sulle pizze è riuscita a creare una possibilità di lavoro. Oltre a questo sta facendo molto bene l'assessore alle politiche sociali Comune di Pescara, e non possiamo che ringraziarla per la passione e l'impegno che ci mette. A lei la parola. Grazie Marco, grazie Tonino, grazie a tutti per essere qui questa sera, ma davvero Gianluca insomma abbia fatto un quadro molto chiaro di tutta quella che è in realtà il motivo per cui vale la pena metterci la faccia. A me è stato chiesto appunto di metterci la faccia, ma lo faccio veramente, l'ho fatto molto volentieri, proprio perché io credo che bisogna proprio concretamente dare testimonianza quando c'è qualcosa che va sostenuto perché possa proseguire, possa continuare. E allora io partendo dalla mia esperienza personale, quello che è il mondo dell'impresa, 5 aziende di cui 3 agroalimentari, una si occupa di turismo, un'altra si occupa di servizi alla comunicazione, passando per le attività di carattere sociale attraverso le associazioni di volontariato che ho fondato, attraverso l'impegno civile con associazioni di impegno civile che si chiama Articolo 3 Liberi e Uguali, fondata nel 2010, quindi non al di fuori di ogni sospetto, devono pagare bene. Esattamente. Ebbene, allora, passando per queste realtà e passando altrettanto per l'esperienza amministrativa che sto conducendo in questo periodo, vedo alcuni dei meravigliosi colleghi che sono in amministrazione in questo periodo al Comune di Pescara, ho potuto constatare proprio in ognuno di questi settori, quindi il settore economico, la parte economica, la parte sociale, la parte dell'impegno civile, come effettivamente le basi per poter ripartire sono state messe tutte, davvero tutte. E allora io dico, quando c'è una comunità politica, e noi siamo una comunità politica che si caratterizza per essere una comunità del sì, non siamo una comunità politica che si fonda sul distruggere tutto quello che c'è intorno, tutto quello che è altro da noi, ma siamo una comunità che parte da quello che siamo, pur riconoscendo limiti, diceva Gianluca, ma insomma siamo tutte persone consapevoli che alcuni errori ci sono anche stati dal punto di vista del governo, insomma dal punto di vista di alcune scelte che sono state anche fatte, ma voglio dire, quando si ha la consapevolezza di stare costruendo, di stare cercando dei percorsi e quindi di stare portando avanti delle riforme che certo hanno bisogno di tempo perché possano ottenere in toto il loro risultato, ma stiamo lavorando verso una direzione precisa, chiara, che può avere dei limiti ma può anche correggere i suoi limiti, ebbene, per quale motivo non debba essere preso l'impegno di poter continuare su quella direzione? Allora io questo voglio fare, voglio semplicemente testimoniare un po' la rappresentanza di tutti quei mondi, perché io mi sento parte di quei mondi
è parte integrante dell'attività politica. E guardate, io proprio pochi giorni fa mi trovavo ad un convegno, era presente anche il sindaco, non so se ha colto questo, cioè se ha seguito quel passaggio in cui una persona, dopo che in diversi avevamo parlato, eravamo intervenuti, una professionista nel fare il suo intervento dice al pubblico, dice: io non sono un politico, sono uno di voi. Allora badate, io non sono un politico, sono uno di voi. Allora a me questo ha suscitato una riflessione enorme e ho pensato: fino a quando ci sarà qualcuno che pensa che si possa fare una divisione netta tra ciò che è politica e ciò che è la nostra comunità, il nostro essere comunità all'interno di un territorio, allora io devo stare là e devo combattere per fare in modo che tutto questo possa essere cambiato. Perché fino a quando potremo pensare che qualcuno, cioè altro, è peggiore di me e che io sono migliore dell'altro e che io sono diverso dall'altro perché sono più bravo, perché mi distingo, perché allora noi avremo tanto bisogno di lavorare ancora. E siccome questa è la realtà oggi, io dico che noi, il popolo che dice sì, il popolo che vuole costruire, non vuole costruire muri, perché i muri creano solo divisione, creano differenze che non si ricongiungono, creano distanze, creano allontanamenti, ma vogliamo costruire i ponti, soprattutto i ponti delle relazioni, di relazioni che non sono solo quelle in cui ci si guarda negli occhi, ci si confronta, ci si confronta su anche posizioni diverse, ma si costruiscono anche ponti tra interessi diversi, tra parti di comunità che hanno esigenze specifiche, a volte l'una diversa dall'altra, e si svolge attività di mediazione, riconoscendo che ognuno di quei pezzi è un pezzo importante e fondamentale per la nostra comunità, perché l'economia è fondamentale per il sociale è fondamentale per l'economia, il commercio è fondamentale per la famiglia, la famiglia è fondamentale per lo Stato, e via dicendo. Ecco, nel momento in cui noi siamo e riconosciamo di essere questo popolo che costruisce ponti, allora noi dobbiamo lavorare e metterci la faccia tutti quanti. È troppo facile, no? Voler essere, sentirsi orgogliosi di essere parte di un tutto, quando quel tutto va a gonfie vele perché magari non ha governato, perché magari non ha amministrato. Noi dobbiamo sentirci parte di un tutto, perché proprio nel momento in cui abbiamo governato, abbiamo amministrato e abbiamo, pur riconoscendo degli errori o dei limiti alle cose che abbiamo fatto, possiamo dire abbiamo messo del tutto pancia a terra con lacrime e sudore per poter affrontare e risolvere alcuni piccoli e grandi problemi, cioè trovare soluzione ai piccoli e grandi problemi. E quando capita in comune, capita a me, ma capita anche al sindaco Alessandrini, anche agli altri colleghi, e la mattina ti arriva qualcuno e comincia a sbattere alla porta perché magari è uno psichiatrico che non ha neanche una fissa dimora, oppure arriva una famiglia con 9 minori intorno che dormono in 2 auto perché non hanno una casa, oppure arriva l'imprenditore che non è più imprenditore perché non ha più nessuna intrapresa da intraprendere e vuole farlo, vuole continuare a farlo, vuole riprendere a farlo. E allora, scusate, in questi casi, se noi siamo lì e siamo non solo intanto presenti, intanto in ascolto, ma in ascolto vero, in un ascolto che sia un ascolto di empatia, dove non siamo noi l'amministrazione e tu sei il povero disgraziato che oggi ti rivolge a me, sei anche offeso, accidenti, perché mi cambi i programmi della mattinata, mi fai fare tardi alla riunione, mi innervosisci anche, ma sei quello per cui io sto lì. E allora, se tutto questo
questo, viene aiutato e supportato da quelle che sono delle scelte, scelte importanti a livello nazionale. Vi accennava Gianluca prima, il reddito di inclusione, ma è una misura straordinaria che oggi, in questo periodo, noi come comuni, come enti d'ambito, stiamo portando sul territorio, dando alle famiglie che hanno determinati requisiti, ridando la speranza per poter andare avanti, ridando la speranza di avere una reinclusione all'interno dell'attività lavorativa. Se noi siamo qui, siamo lì e possiamo svolgere attività di alternanza scuola-lavoro, dove anche le imprese devono rendersi partecipi, devono sentirsi coinvolte nel fare in modo che i giovani insieme alla scuola possano prendere contatto diretto, attivo con il mondo del lavoro, e lo fanno attraverso la scuola, alternanza scuola-lavoro, certo anche lì con una difficoltà dovuta al fatto che stiamo parlando di novità, ma stiamo parlando di novità che portano una visione rispetto a quello che vuole essere il nostro paese, un paese straordinario su cui investire, per investire in cultura, per investire in turismo, e tutto questo che si cala sul nostro territorio e che poi crea un circolo virtuoso. E allora tutto questo, se c'è tutto questo e c'è molto altro ancora, avete sentito prima la legge sul dopo di noi, la legge contro lo spreco alimentare e l'inserimento nei LEA dell'autismo che riguarda 500.000 nuclei familiari, investimenti e il fondo per la non autosufficienza e tutta una serie di iniziative che riguardano l'ambito economico, l'ambito sociale, l'ambiente, che riguardano l'Europa, che riguardano tutti gli aspetti del nostro essere comunità nazionale. Ebbene, se noi ci siamo e ci sentiamo parte di quel popolo che vuole costruire, parte di quel popolo che ha delle cose da dire, questo è stato fatto e lo diciamo sulla base della nostra esperienza, allora non ci resta che fare una cosa semplice, allargare il cerchio di quelli che vogliono votare, che ci vogliono votare, allargarlo quel cerchio, allargarlo andando oltre la propria famiglia, il proprio voto, la propria famiglia, la cerchia dei propri amici, ma andando un pochino oltre. E in che modo? Mettendoci la faccia, sì, perché questo è l'unico modo, metterci la faccia, cioè dire: guarda, io sono convinto di questo e per questo io ti voglio trasmettere, quel trasmettere che forse tante volte è mancato, e questo probabilmente è una responsabilità anche di partito, una responsabilità anche di... forse anche della fretta di voler fare tante cose, e questo capita tante volte, perché con la furia, la fretta di fare una cosa dietro l'altra, poi davvero si manca nel comunicare questo. Se noi siamo quel popolo che vuole usare il web, ma lo vuole far parte di quel 10% i valori positivi che trasmette attraverso il web, sapete che è stata fatta recentemente un'indagine sul web, sull'utilizzo del web, e uno dei tanti argomenti che sono stati trattati è stato quello di individuare cosa si dice, ma soprattutto la valenza di quello che si dice. Ebbene, il 90% dei contenuti del web sono contenuti distruttivi, sono contenuti negativi, sono dei contenuti dove ci si permette di dire tutto il contrario di tutto, purché sia negativo, purché sia una lotta, una battaglia contro tutto e contro tutti. Il 10% ha invece un valore positivo, dove si dice quello che si vuole fare, o si dice, si racconta quello che si è fatto, o si trasmettono tante volte anche sentimenti, piccoli sentimenti che si mettono, come dire, a disposizione anche degli altri, e quindi hanno comunque in sé un valore positivo. Ebbene, io penso che noi che siamo il popolo del sì, dobbiamo essere quelli che in una condizione di ascolto sempre costante, perché i bisogni sono davvero tanti, riusciamo ad andare anche controcorrente, e quell'andare controcorrente, che è un valore fondamentale, importantissimo, che certo richiede dei sacrifici,
Perché io personalmente, oltre a fare i miei sacrifici, li chiedo anche alla mia famiglia, li chiedo anche ai miei figli, li chiedo anche alle mie imprese, però penso che questo valga la pena, ne vale la pena, perché significa sentirsi parte di una cittadinanza attiva, dove non ci aspettiamo tutto dagli altri, non ci aspettiamo tutto da quelli che dicono di risolvere qualsiasi tipo di problema, ma siamo una comunità che è attiva, che si confronta. E voglio concludere dicendo questo: sono orgogliosa di partecipare ad una cosa che si chiama, è una cosa un po' simbolica, ma esiste, Movimento Politico per l'Unità, un MPPU, un professore, che è una cosa nata negli anni 80-90, dove ci si fonda su un patto tra eletti ed elettori, e dove l'eletto e l'elettore si impegnano reciprocamente, l'eletto a sentirsi periodicamente, a incontrare periodicamente gli elettori, per rendere conto di quello che si sta facendo, di quello che si è fatto, ed anche per ascoltare gli elettori in merito a sollecitazioni che provengono da loro. E però responsabilità, e quindi un patto anche da parte degli elettori, che si impegnano a stare proprio a fianco e addosso agli eletti per fare in modo che questi possano sempre sentire il fiato sul collo, possano sentire che a fianco hanno qualcuno e che non hanno invece una comunità che sta lì disinteressata per 4 anni e 12-11 mesi, ma che sta lì interessata a quello che l'eletto fa e vuole fare, e sono anche partecipi e sono anche capaci di modificarne eventuali scelte ed eventuali comportamenti di carattere istituzionale. E allora dico soltanto per la Camera, scheda rosa. Alcuni comuni della provincia di Pescara, tra cui ovviamente Pescara, l'uninominale, come certamente già saprete, viene eletto chi ha un voto in più degli altri, e ne siamo 11, quindi quello che ha un voto in più di tutti quanti gli altri viene eletto. Questa è la semplice storia della parte uninominale di una legge molto complicata, che in realtà poi dà una facilità di voto eccezionale, perché basta, in tutto questo basta votare, mettere la barrale, il simbolo del Partito Democratico, sia la scheda gialla del Senato che a quella rosa che riguarda la Camera. Allora, veramente buona campagna elettorale a tutti quanti, nei momenti che sono i più importanti, perché sono le ore in cui si decide chi è indeciso, decide anche di andare a votare chi non andrebbe a votare. Quindi buona campagna elettorale a tutti e buona vita a tutti, perché c'è tanto, tanto, c'è una batteria di cose da fare. Grazie anche a lei, grazie per la passione. Allora, vogliamo chiudere il giorno di qui a un quarto d'ora. Il Presidente si sta girando per l'Abruzzo e ci ha mandato, diciamo, come suo rappresentato sostituto, un valentissimo assessore, che molti voi conoscono, perché peraltro è l'assessore alla sanità. Lui concluderà questo incontro. Abbiamo preparato un ricostituente abruzzese fuori per in qualche modo riprenderci e ristorarci, però prima di dare la parola a Sibu, un messaggio, penso, diciamo, quasi un calcio positivo per ognuno di noi. Vorrei che ci avesse Dino proprio una pillola per continuare a impegnarci. Dai, Dino, ci serve. Buonasera. Io sono uscito fuori squadra nel 1995, non mi ha cacciato né l'allenatore né il presidente della società. Me ne andai perché pensai che 32 anni di pubblica amministrazione e politica fossero tanti e che ci fosse bisogno dei cambi. Mi sono accorto che lo faccio io. Ma a parte questo, la cosa che vorrei dire è questa, è semplice. Oggi il problema non è quello che non abbiamo fatto, perché questo governo e il precedente governo ne ha fatta tanta,
Io c'ho di fronte a me un collega della comunicazione. Non abbiamo saputo comunicare niente. Niente. Abbiamo fatto cose per cui in altri momenti ci avremmo fatto manifesti contro manifesti. Ci siamo legati su questo discorso tutti quanti accusando il web dove si dice tutto, il contrario di tutto. Sì, vi siete accorti però che per 4 mesi leggiamo involontariamente cose del Movimento 5 Stelle e ce ne accorgiamo soltanto alla fine sotto. Cioè leggiamo che i mezzi, che ormai sono quelli, non esiste più il 100-140 con la colla da attaccare, non ci stanno. Oggi chi è candidato quando te 80 manifesti, che ci fa di più? Ai tempi nostri i manifesti erano il massimo, oggi non c'è. A noi manca una cosa, secondo me. Manca il fatto di ridare dignità al consigliere comunale, all'assessore, al sindaco, al parlamentare. Perché oggi una persona che si sente chiamare onorevole quasi quasi si vergogna. E tutto questo è stato fatto mentre tutti quanti, quelli che io chiamerei, credo di avere il diritto alla R con il circoletto, chiamai 5-6 mesi fa la cozzaglia, si è permesso di dire contro di noi tutto il contrario di tutto, lasciando soltanto a Renzi, che in alcune trasmissioni, perché per mesi disse che non sarebbe andata nessuna trasmissione, che i talk show non servivano a nulla, e nel frattempo abbiamo visto nascere 7 talk show contro di noi. Non ce ne sta uno a favore, non ci abbiamo un telegiornale che non dico che sia a favore, che almeno non dica tante cose contro. Noi su questo manchiamo. Allora il discorso è, bisogna fare un po' il partito. Il partito è una cosa che serve ancora. Prima si parlava di individualismo. Il partito è qualche cosa che significa questa sera. Fate conto che questa sera Vario, il mio amico, titolare di Vario, questa è una sezione. Di cui discutiamo, non lo so, se al quartiere 5 facciamo il terzo ponte o non lo facciamo. Prima esisteva questo. Io non sono un Highlander, certo, un 75 anni, non è una frega, mi leggo con lo scotch, però politicamente queste cose si sono fatte. Si sentiva prima la gente. Poi si andava al consiglio comunale, dove avevamo delegato a quei tempi 50 consiglieri comunali per portare avanti che cosa. E poi si sentiva la giunta, il sindaco, e soltanto così poi si andava a rendere azione su chi si candidava, su chi si ricandidava e su chi invece restava a casa. Oggi tutto questo non lo so, però che ci viene, non voglio fare polemica. Dico soltanto che quello che è successo in Abruzzo è uguale a tutte altre parti. Però una cosa è sicura. Mio fratello era segretario provinciale e io ero un amministratore. Io non potevo fare il politico segretario provinciale per statuto e lui non poteva fare né l'assessore né il sindaco. Controllori e controllati, basta. Grazie, auguri e buona. Grazie davvero Dino e Giulio, conclude l'incontro e poi ci troviamo tutti in laboratorio. Grazie. Grazie Marco. Buonasera a tutti. Io vi propongo una sola riflessione. Solitamente in questa campagna elettorale abbiamo adoperate sostanzialmente 3. Chi ha voluto ha parlato di temi nazionali e di profili politici nazionali. Molto spesso in Abruzzo, l'abbiamo caratterizzato in modo opportuno da questo punto di vista, sui candidati locali, perché noi abbiamo da spendere candidati vicini e gli altri oggettivamente no,
e anche sul lavoro, sui temi, sui problemi aggrediti e quelli che rimangono, permangono tra il livello regionale e il livello nazionale. Con l'aggiunta che abbiamo, in qualche caso, diciamo la presunzione, a mio avviso invece molto più felicemente l'ambizione, di avere davvero la possibilità di spendere una personalità anche per un ruolo di governo. Questi sono, diciamo, i temi che sono stati toccati. Io invece ne voglio proporre un altro, tutto nazionale, perché questi sono certamente stati, diciamo, arati in questi giorni e ritengo soprattutto a Pescara, che riguarda a mio avviso invece il profilo della sfida, che non si conclude il 4 di marzo, ma che ha bisogno il 4 di marzo di un sostegno forte, perché sarà una sfida molto lunga nel tempo, a mio avviso. Ovvero, e da questo punto di vista voglio ricavarne a mio avviso un voto utile per il Partito Democratico, il tema delle proposte politiche che sono in campo e del profilo che esprimono queste proposte politiche, per poi dire alla fine che a mio avviso il voto per il Partito Democratico è un voto assolutamente utile, quasi per scacciare e allontanare alcune ansie, alcune paure. Allora, Di Sipio diceva, parlava, diciamo, del tema della comunicazione. Io condivido molto di più il tema della organizzazione che manca, leggermente meno quello della comunicazione, perché io penso, tu li hai legati, perché io penso che l'elenco dei risultati, degli obiettivi che per quanto ci riguarda sia a livello nazionale sia a livello regionale sono stati colti, alcuni davvero storici. Io non credo che c'è stata una legislatura più proficua di questo rispetto per esempio alla stagione dei diritti che abbiamo conquistato, neppure non vengono letti, cioè non li portiamo all'incasso, questa stagione di risultati noi non la portiamo all'incasso. Io penso che questo sia non solo un tema di comunicazione, ma prevalentemente un tema invece di profilo politico, ovviamente delle altre proposte politiche, e di quello che è un fenomeno culturale e sociale oggi nel nostro paese, che non è soltanto del nostro paese per la verità, perché anche in altri paesi sta avvenendo più o meno in forme diverse, stanno avvenendo le stesse cose che avvengono. Allora, parliamo delle tre proposte politiche in campo. Chi scommette su una proposta che dà qualche soluzione, che aggredisce qualche problema, che affronta certi temi nel nostro paese? Io quello che vedo, da qui dipende il fatto che non c'è anche la lettura rispetto anche agli obiettivi raggiunti, io quello che vedo è un movimento e quindi una proposta, parlando delle tre principali proposte politiche che si sfidano sul governo, una proposta politica che investe sulla denuncia e da lì sul rancore e sul risentimento, un'altra proposta politica che soprattutto con la Lega, ma sostanzialmente copre quel tipo di proposta, anche quella degli alleati che contengono quel contenitore, che scommette sull'odio, sulla paura, sull'ansia, sul timore. Io chiedo, è vero o non è vero questo? Ci sono tre proposte politiche di cui due scommettono soltanto sul rancore, risentimento, odio, timore, paura del futuro. Facciamo un passo in avanti. Questa proposta politica fatta dai propri leader politici ha a che fare con la nostra vita quotidiana o no? Mi rivolgo a Marco per convenienza. A me è la prima volta che succede, io ho cominciato a fare relativamente dal 2003 politica, con le modalità tutto sommato di una volta, se vogliamo, il segretario di circolo, provinciale, eccetera, eccetera, con la distinzione tra ruolo del segretario, così dicevi. Ma è la prima volta che mi capita di vedere nella narrazione, cioè nel racconto, nei fatti quotidiani, nella quotidianità, nei fatti di cronaca, che uno studente taglia la faccia a un professore, facendogli 20 cm di taglio in faccia, che un altro studente prende a cazzotti un professore, che a Giulianova per uno scambetto finiscono all'ospedale due studenti. A me è successo, o no? Cioè la cultura dell'odio, del rancore e del risentimento non è che ha a che fare soltanto con chi è al governo della cosa pubblica e allora si scarica lì perché quella persona in pro tempore, in quei 5 anni, ha un ruolo pubblico e fa da parafulmine. Poi invece ha a che fare con la vita quotidiana di ognuno di noi, o no? Per la prima volta, questo lo leggevo nei libri di storia io, recenti,
Se c'è una manifestazione politica finisce a botte. Le forze di sicurezza sono aggredite dall'estrema sinistra all'estrema destra. Io lo ricordo, per averlo letto o per averlo visto in qualche video televisivo, che accadeva alla fine degli anni 70. Infatti l'altro giorno stavo in un circolo del Partito Democratico e c'erano le foto di Moro e Berlinguer. Quello che è cambiato ovviamente è, non solo, permettetemi, la qualità sideralmente diversa dei leader in campo, ma a livello nazionale, a livello locale, quindi nelle varie forme di leadership che sono, quello che è cambiato è il messaggio che quei leader danno. Cioè, allora ci fecero un governo per stoppare la violenza, qui invece la coltiviamo la violenza. Se ci pensate, è strano, cioè quello che sta avvenendo in questa fase ha a che fare profondamente con un voto che deve mettersi in campo appassionato il 4 di marzo, sapendo che questo tema culturale e sociale delle nostre comunità purtroppo non si esaurisce il 4 di marzo, è una sfida molto lunga perché ha pervaso e intaccato profondamente la nostra società. Permettetemi l'altra barbarie, sempre delle proposte, barbarie nel senso punto di vista politico, per me anche civile se volete, dell'altra proposta che mettono in campo. Io sono provato a fare una riflessione sull'adesività, sull'adesione che c'è a quell'ideologia, diciamo, di quel movimento barra partito, perché è un'ideologia molto diversa da quelle che coprivano, diciamo, le battaglie politiche del Novecento, molto profondamente diversa, e ho provato a chiedermi perché c'è tutta questa adesione delle persone. A mio avviso quell'adesione, quindi quella, proviene da un messaggio molto semplice. A me già diciamo, sono stati necessari 10 minuti per dire tutto questo. Gli strumenti che utilizzano loro sono di 360 caratteri, sono molto complicati da combattere a proposito di comunicazione. Perché poi tutte le cose che fai hanno una loro complessità che richiede un tempo per poterlo spiegare. Da qui a mio avviso un'organizzazione, perché uno strumento non ti dà il tempo, non cerca quel tempo. Allora, l'altro punto è che quella ideologia che, diciamo, fa tanta adesione, sostanzialmente lancia un messaggio semplice: tutti sono uguali a tutti, tutti possono parlare di tutto. È davvero particolare come messaggio e a mio avviso fa tanta presa, ci vuole tanta pazienza, bisogna spiegare molto perché quel messaggio va respinto. L'esempio in questo caso viene facile sulla sanità, però voglio precisarlo. Tutti possono parlare di tutto, lancio un messaggio per il quale il primo che passa nella strada, diciamo, può confrontarsi su qualsiasi tema. Da qui io l'ho preso dal Corriere, quel corto bellissimo nel quale un professore senza al candidato dei 5 Stelle delle Iene, come si chiama quello? Vabbè, che lo sfidava a parlare di vaccini, quello gli diceva: guarda, facciamo così, se dobbiamo fare un confronto sui vaccini, ti prendi la laurea in medicina, ti fai 10 anni di dottorato, te ne fai altri 10 di specializzazione, poi ci sediamo e ne parliamo. Oppure ti siedi di fronte a me, ti do una lezione, ti alzi, mi dai la mano e mi ringrazi e te ne vai. Ora la domanda vera era: ma sapete che oggi passa per antipatico quello lì che gli ha risposto in quel modo e per simpatico quello lì che aveva la presunzione da ignorante di parlare di vaccini? Cambia della democrazia. È un problema. Scusate, voglio dire, la storia mia era che tutti possono essere uguali a tutti, non era esattamente questo il messaggio per parlare di tutto. Tutti devono avere le opportunità perché possano cogliere la loro vita, l'ascensore sociale, la soddisfazione di vita familiare, cioè è un altro messaggio, purtroppo molto più complesso, di poter dire a un pigro, a uno che non ha studiato, non l'ha voluto fare, che lui è uguale all'altro che l'ha fatto. Molto complesso. Ora però torniamo, e ho chiuso, alla riflessione originaria, che era l'unica che volevo fare perché le altre sono state ampiamente toccate. Il problema è che l'odio, il rancore, il timore, l'esclusione, io l'unico messaggio di inclusione che ho vissuto in questa campagna elettorale è stato la Special Olympic,
del movimento Ente Benemerito dei diversamente abili, che chiedevano a noi che non eravamo diversamente abili di essere inclusi nel loro percorso. L'unico messaggio di inclusione è tutta un'esclusione. Se ci vede, tutti i messaggi sono ad esclusione, di paura e di timore. E dall'altro un movimento che ragiona nei termini che ho appena detto. Però sono le due proposte politiche che chiedono un mandato di governo e che stanno in campo per governare un paese. Allora, il messaggio che noi dobbiamo dare il 4 di marzo, sapendo che tutto il danno che si è fatto dal punto di vista culturale e sociale merita una riflessione lunga e un lavoro lungo, è che il 4 è l'unica forza che sta con equilibrio nei percorsi non solo di governo, ma di risposta, di tenuta sociale, di messaggi verso la società. Il PD e la sua coalizione non ce n'è nata. Perciò sta sotto tiro, perciò va stimolato un ragionamento, perché nell'incrocio degli occhi che possiamo fare, quindi della persona, del famoso più uno, secondo me le cose, la piccola riflessione che ho fatto sono ragionamenti molto utili per cercare di dire alle persone che davvero possiamo guardare solo qui, fino a quando le altre due proposte politiche sono quelle che ho detto adesso, perché sono quelle, e anche perché noi dobbiamo provare a dare un messaggio di futuro alla nostra gente, non di ansia e di paure, ansia e paure, rancori, risentimenti, odi ed esclusioni, che poi si manifestano anche nei luoghi di lavoro, mica finisce soltanto, si esaurisce col parafulmine politico che ricopre un incarico pubblico. Io non ho mai visto come in questi tempi nei luoghi di lavoro il rancore che c'è oggi, che da un ufficio a un altro, pure se sono a fianco, si parlano per mail e non si incrociano mai con gli occhi, o no? Ovviamente sto forzando, ma rispetto a prima è più così oppure no? Quindi non è in ballo soltanto il PD o altri, è in ballo anche come stiamo noi tra di noi, se vogliamo pensare ai nostri figli, come stiamo nelle relazioni sociali e che tipo di comunità vogliamo rispetto a quelle che abbiamo ereditato da tante battaglie dei nostri genitori, dei nostri nonni. Perché vale la pena la sfida del 4 marzo e perché vale la pena sentirsi da dentro un messaggio per il quale, a mio avviso, si può chiedere il più uno anche in queste ore. Grazie. Bene. A proposito di condivisione, adesso nell'altra stanza abbiamo il costituente a funzione della comunità, il pane, il vino, l'olio e il formaggio. Grazie a tutti. Vogliamo domenica una cosa, sempre come comunità in adesso. Ci troviamo tutti venerdì alle 17:30 al massimo per la conclusione della campagna elettorale con Ciao Sponso. Grazie, buona serata.